Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, questo qui è un video collaborazione con Tokyo Treat. Mi hanno chiesto di scegliere tra tre box che mi avrebbero mandato, tra cui cibo giapponese, box kawaii, che è quella che ho scelto io, e accessori per il make-up. Loro vendono tutte queste cose qui, ovviamente vi lascerò tutti i link giù nell'info box, così potete andare direttamente a vedere che cosa vendono e volendo acquistarli anche voi. Allora, ma io non so che cosa mi hanno mandato, devo dire la verità. Io solo ho scelto la box kawaii, ovviamente, tra le tre. Mio marito voleva che scegliessi il cibo, cose strane giapponesi che vendono lì, però io ho detto senti, io vado sul sicuro, prendo il kawaii. Ascolta, se devo scegliere. E niente ragazzi, allora io vado ad aprire insieme a voi perché io non so che cosa mi hanno mandato, cioè io solo ho scelto la box kawaii da loro, che vi ricordo si chiamano Tokyo Treat, per cui questa box arriva direttamente dal Giappone. Vediamo cosa c'è dentro. Ecco, come qua c'è scritto, infatti, vedete, scusate, kawaii monthly box, per cui una kawaii è una box mensile che potete ricevere anche voi da Giappone with love, dal Giappone con amore. Sì, che bello! Andiamo a vedere. Oddio, sei curiosissima. Sì, però qua non si apre, questo macello per aprire una scatola. Oddio, non si apre, ragazzi. Aspetta. E qua bisogna intervenire chirurgicamente. Che di là si alza, di qua che non si alza, vedi? No, ma ce la possiamo fare. Io vedo già delle settime meraviglie del mondo. Oddio ragazzi, cosa c'è dentro? La scatola si presenta così, vuota. A questo punto è vuota. Ecco, non ce ne frega niente. Madonna, quanta roba! Oddio! Guardate! No, vabbè, ma cos'è sto coniglio? Oh mio Dio! È morbidissimo! Questa è la targhetta, cioè ovviamente è scritto tutto in giapponese. Oh mio Dio, ci sono anche di vari tipi. Noi abbiamo il maschietto qua sopra, perché sennò ci sarebbe stata anche la femminuccia col fiocco, vedi? Oh, ma Dio, sei tenerissimo! Ma dove devi andare? Amore! Ok, il coniglio abbiamo tirato fuori, dopodiché c'è questo righello di Hello Kitty, che wow, è fantastico, è molto cute. Adesso lo apriamo, apriamolo di qua, dai, tanto credo che lo userò, perché il mio non è molto... Oh, guarda, si allunga pure, che figata, posso dirlo? Wow, molto molto utile questo righello. Molto molto utile, guardate anche che carino, bello di Hello Kitty, bello questo righello, sì sì. Ok, lo rinsacchettiamo. Poi qui che cosa c'è? Oddio, questo l'apriamo dopo. Qui c'è della carta da lettera, wow, che bellina. Vediamo un po', l'apriamo. Oddio, anche se al giorno d'oggi non si scrive più tanto, si dovrebbe ricominciare a scrivere. Guardate quanto è bella. È bellissime. The Little Twin Star. Che bella. Bella, cioè anche profumo proprio di pulito di nuovo. Wow, sono una, due, tre, quattro, cinque buste con il relativo bigliettino, ovviamente, e le relative
la relativa carta con cui scrivere. Quante sono queste? Ma queste sono un po' più di 5. Beh, certo, se uno deve scrivere qualcosa di più lungo. Oh, che bellini! Sì, ci piacciono! Allora, qua prima che leggo mi fa sparire tutto. C'è un altro bigliettino dentro. Sì, beh, ovviamente, sempre questo di presentazione, diciamo, del... Certo, Lego, devi fare tutto sto macello. Toh! Vai giù a giocare con la scatola, vai. Bellissima anche questa carta, comunque. Bella. Sì, sì, ci piace. Poi, passiamo avanti. Allora, il regalo l'abbiamo visto. Questo qui, dei Little Twin Star, l'abbiamo visto. Poi c'è dentro. Uno squishy! Oddio! Vediamo. Poi c'è la carta per aprire. Ah sì, uno squishy. Sì, vabbè, meglio che la rompo la busta, tanto. Eccoci qua. Non profuma lo squishy, no. Squisha, sì. Oddio. Sì, è uno squishy, non è dei più bellini, però non è dei migliori, però dai. È comunque uno squishy. Qua c'è la targhettina, per cui credo che sia, ovviamente, arriva dal Giappone, credo che sia originale. Questi sono quelli che potremmo trovare? Non lo so. Non credo, perché il nostro non c'è. Bene. Vabbè, c'è dentro anche lo squishy. Questa c'è dentro, che è super stupendo, che credo che sia il coprichiave. Questo è bellissimo, ragazzi. Credo che questo si trovi, tutto questo che vi sto facendo vedere è nella Kawaii Box di questo mese, ovviamente. Adesso io non so se mi manderanno anche nei prossimi mesi la Kawaii Box. Questo non me l'hanno detto. Ma questo è bellissimo, ragazzi. Ci metti dentro la chiave. Da qua sopra metti dentro la chiave. Che bellino! Questo è bellissimo. Questo mi piace un sacco. Lo metterò sicuramente questo nella chiave. Ed è di Corilakuma, come potete vedere. Vedete, si inserisce la chiave dal di sopra e giustamente rimane la parte alta. Che bello! Sì, mi piace un sacco questo. Questo lo utilizzerò sicuramente per la chiave del portone. Mi piace un sacco. Sì, sì, ci piace, ci piace. È anche utile, voglio dire. Poi... Ah, questa qui è la... Benvenuti nella Yume Twins Family. Oh, che carini. Konnichiwa. Vabbè. Poi c'è ancora questo. Oh, è Pile. Credo che sia un pile del Disney Tsum Tsum. Che carino! Apriamolo. Dove si apre? Di qua, Tamarinda, di qua. Wow, è morbidissimo. Beh, ovviamente io comunque gli darò una lavata prima. È abbastanza grandino. È un piccolo pile con su Minnie, Topolino. Sì, magari se lo giri dalla parte, sai che non è al contrario. Scusatemi, lo so che la visual non è il massimo, però io questo posso offrirvi. Pluto, guardate che carino. Di fianco c'è Minnie. Sotto c'è la gigantografia. Sempre di Topolino Tsum Tsum, bellissimo. E i colori sono giallo, rosso, nero e bianco, che si ripetono. Anche perché qua c'è il culetto della Minnie. Di fianco c'è un altro Topolino Tsum Tsum, con il culetto di Topolino. Qua c'è scritto Tsum Tsum, al contrario, per cui la parte dritta. Tamara, ce la puoi fare? Sì, sì, la parte dritta, ah, di qua sì che si vede bene.
Allora, Tsum Tsum è un piccolo pie, è bellissimo. Topolino con il suo culetto, mini con Pluto e altri due, e il di dietro di Minnie con Topolino. E poi di qua c'è Minnie con la gigantografia di Topolino e sopra c'è anche Pluto. Che carino! Sarà un metro, ragazzi, non è chissà che cosa, sarà un metro, però è bellino, dai! Ma sì, è bellino! Credo che glielo darò a Lego, così ci si schiaffa sopra, o Kira. È l'ideale perché è piccolino, io qua sotto non è che ci sto, insomma. Poi, per ultimo, c'è questo piccolo portamonete, credo che sia, questo piccolo astuccio. Oh, che carino anche questo, vedi? Pocket Monsters, oh mio Dio, ma ce l'hanno su con le Monster allora, eh? Monsters, mi pare di averlo già sentito. Pocket Monsters, ma io non so se lui è un amico di Pikachu oppure no, dei Pokémon, non lo so perché io Pokémon non so niente. Comunque, Pocket Monsters, ragazzi, viene da ridere. Pocket Monsters, oddio, proprio a me doveva capitare Pocket Monsters. Qua ce l'ha. Cosa per tenerlo rigido, insomma, per tenerlo a largo. E dentro è fatto così. Wow, bellino questo astuccio per le monete. Io le perdo sempre le monete nel portafoglio. È sempre un casino, non ci stanno mai perché sono sempre tante le monete. Bello, bello, bello. Allora, ragazzi, se anche voi volete ricevere questa Kawaii Box, adesso vi faccio vedere tutto quello che c'era dentro. C'era dentro il Plaid dei Tsum Tsum originale, il Pocket Monsters, l'astuccio, uno squishy, un coniglietto bellissimo, dolcissimo, il diciamo portachiavi di Gorilla Akuma, bellissimo anche lui. Poi c'era dentro il righello che può venire utile assolutamente per fare tutti i disegni, tutti i lavori, bellissimo, di Hello Kitty. E la carta da lettera di Twin Stars, Little Twin Stars. Comunque, io vi lascio tutti i link sotto nella info box. Se vi interessa, anche il cibo c'era. Scusatemi, eccomi, rieccomi. Allora, stavo dicendo che vi lascio tutti i link giù nell'info box, così potete andare a vedere anche voi che cosa potrebbe piacervi di questo sito. C'è il mondo, c'è in quel sito lì da prendere, da acquistare. E c'era anche il cibo, come vi stavo dicendo, che era quello che voleva prendere mio marito. Infatti, lui vuol fare un minimo di ordine e vuol prendere questo cibo giapponese che non ha mai giustamente assaggiato. Io ho voluto scegliere la Kawaii Box perché è quella che mi rappresenta di più, mi si avvicina di più come gusti, come tutto. E allora io ho deciso di prendere la Kawaii Box. Ma non è carino? Comunque ragazzi, io vi lascio, spero che il video vi sia piaciuto e niente ragazzi, alla prossima. Grazie, ciao, alla prossima.